Qual è l'attrezzatura giusta da comprare per iniziare il lavoro da videomaker? Qual è l'investimento giusto che bisogna fare per iniziare questo lavoro? Scopriamolo in questo tutorial. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che sta a cuore a tutti i videomakers, soprattutto chi sta iniziando o chi ha pensato di iniziare a fare questo per lavoro. Parliamo di investimenti, parliamo di costi dell'attrezzatura. Qual è la videocamera giusta? Qual è l'attrezzatura giusta da videomakers da comprare? Qual è la spesa giusta per iniziare a fare questo lavoro? Oggi ne parliamo, ma in una chiave diversa. Non confronterò marche e modelli attualmente in commercio, ma ne parliamo proprio da un punto di vista commerciale, da un punto di vista economico e pratico, e quindi il video, in qualsiasi momento tu lo stai guardando, sarà comunque attuale. Dal momento che siamo videomakers, la prima cosa che ci viene in mente da comprare è la videocamera oppure la fotocamera che serve a fare video. Quindi il primo investimento che cerchiamo di valutare è proprio questo. L'errore più comune che si fa è quello di prendere il modello più in voga, più performante, quello che vorrebbero tutti, quello che aspiriamo ad avere tutti, in modo da star tranquilli. Se io prendo questa, sono sicuro che per i prossimi 2 o 3 anni sono a posto. Questo è l'errore più ricorrente che succede tra i videomakers. È come dire di comprarsi una Ferrari pur sapendo che ci serve solo per andare a fare la spesa e andare a lavorare, quindi sarebbe un investimento totalmente sbagliato. Come facciamo a valutare l'investimento giusto da questo punto di vista? Come facciamo a capire qual è la spesa e la fotocamera giusta, la videocamera giusta che fa per noi in quel momento? La prima cosa che dobbiamo capire è la nostra preparazione tecnica, è il nostro segmento di clientela, quindi quanto ci vorremmo far pagare, in che fascia di prezzo voglio stare, chi sarebbero i miei clienti? Sono dei negozianti locali, dei clienti locali, sono delle multinazionali, voglio lavorare nel cinema? Sono tutte domande da porsi quando si inizia. Un'altra cosa da considerare è l'obsolescenza. Considerate che l'attrezzatura elettronica, soprattutto, è quella che invecchia più velocemente. Quindi se voi comprate una videocamera adesso, una fotocamera adesso, è probabile che tra un anno esce già il modello nuovo, è probabile che tra 2 o 3 anni inizierai a pensare di cambiare quella videocamera perché gli mancano delle funzioni che a te sembrano fondamentali, sembrano necessarie, non potrai più farne a meno. È differente se invece hai iniziato a parlare di tripod, di cavalletti, se hai iniziato a parlare di microfoni, di cuffie, di crane, di steadicam, quindi di tutti quegli attrezzi che sono più ferro che elettronica, quindi più parte hardware che elettronica. Vi faccio un piccolo esempio. Quando ho iniziato 15 anni fa e volevo fare il videomaker seriamente, avevo una videocamera prosumer comprata usata, ma mi era comunque costata 1500 euro. Era già una 3CCD, quindi era una videocamera a cavallo tra le consumer e le professional, venivano proprio chiamate prosumer. La qualità era abbastanza buona, ma chiaramente l'aspetto non era professionale. Io avevo circa 6.000 euro messo da parte da investire in attrezzature. In quel momento potevo comprare o la DVX100, che era la videocamera più utilizzata tra i videomakers in quel periodo, che costava 5.000 euro, oppure comprare con 6.000 euro un crane con la testa remotata e la Steadicam. Ho optato per comprare il crane e la Steadicam. Quindi, mentre tutti mi consigliavano di comprare una videocamera professionale, io invece avevo comprato un crane e una Steadicam perché la videocamera, secondo me, era già al 70% rispetto alla qualità che poteva dare una DVX100. Perché ho fatto questa scelta? Esattamente per il motivo che vi ho detto prima. L'hardware, il ferro, invecchia molto lentamente. Vi basti pensare che sono passati 15 anni da quell'acquisto, ma io utilizzo il Crane e la Steadicam come se li avessi comprati oggi. Quindi non sono invecchiati assolutamente. Se io avessi comprato la DVX100 a 5.000 euro, un anno dopo è stato presentato il Full HD. E infatti 2 anni dopo rispetto a quell'acquisto ho comprato la Sony FX1 a 2.500 euro, quindi costava la metà
rispetto alla DVX100 e mi permetteva di fare l'HDV che era quasi un Full HD, era un 1440x1080. Quindi il mio consiglio è attenzione a non investire troppo in videocamera, soprattutto se sapete che i vostri clienti non richiedono quella qualità così alta o magari non si intendono di una qualità così alta, perché la videocamera magari la potrete comprare più avanti, ci saranno altri modelli, più andremo avanti più saranno performanti e meno costeranno, ma soprattutto più bravi e più tecnici sarete voi ad utilizzarla e a sfruttare le possibilità di questa macchina fotografica. Ma come facciamo quindi a capire qual è la cifra giusta da investire in attrezzatura? Quanto dobbiamo destinare all'attrezzatura? La prima cosa da tenere in considerazione è quindi l'obsolescenza. Se parliamo di elettronica, invecchia velocemente, se parliamo di hardware, invecchia più lentamente, quindi l'investimento ce lo possiamo ripagare più a lungo nel tempo. Qualsiasi attività commerciale, quindi anche il lavoro del videomaker, ha bisogno di guadagni per essere sostenibile. Se non ci sono guadagni, non si riesce ad andare avanti, non si possono fare investimenti e l'attività quindi è destinata a chiudere. Come si fanno i guadagni? Con una regola molto semplice: ricavo meno costi. Il ricavo è la fattura, quello che noi incassiamo, i costi sono quello che noi dobbiamo detrarre da quella fattura. In una fattura noi abbiamo le tasse in primis, quindi dobbiamo togliere le tasse, da quello che rimane dobbiamo togliere i costi vivi, che possono essere la benzina, gli hotel, i pasti per esempio, poi dobbiamo togliere la prestazione professionale, quindi quello che è il nostro costo giornaliero o orario. E poi dobbiamo togliere i costi di ammortamento, ok? Che sono quei costi che ci permettono di ripagare il nostro investimento un poco alla volta. Per esperienza nel nostro settore, il noleggio di questa attrezzatura, quindi il costo di ammortamento da mettere in fattura, va dal 5 al 10%. Chiaramente sono dei numeri, prendeteli un po' con le pinze, si può andare anche al 3, si può andare anche al 15, dipende dal settore merceologico. Quindi più l'attrezzatura invecchia velocemente e più sarà alta la cifra da mettere in fattura, più invecchia lentamente e meno sarà il prezzo di noleggio, perché spalmate l'investimento negli anni. Faccio un esempio: se voi comprate una videocamera da 1000 euro dovreste farvela pagare 100 euro in quel lavoro, se pagate una videocamera 3000 euro dovreste metterla 300 euro in fattura, questo finché non vi ripagate l'investimento, poi potrete scendere al 5%. Quindi molti di voi staranno dicendo: farmi pagare una videocamera in fattura 300 euro è impossibile. Ecco perché dovete iniziare a stare attenti quando spendete i vostri soldi. Quindi il mio consiglio è: non prendete la videocamera dei vostri sogni, non prendete la Ferrari per andare a fare la spesa e per andare al lavoro, perché probabilmente non vi basterà una vita per ripagare quell'investimento. Comprate la videocamera più adatta alla vostra fascia di mercato, alle vostre competenze e soprattutto che mettendole in fattura riuscite a ripagarvi in un anno, due anni. Essendo un argomento complicato, cerco sempre di farvi un esempio per farvi capire in prima persona come ho affrontato questa cosa. Quando ho dovuto comprare la regia, quando mi si è presentata l'occasione di investire nella regia, come ho fatto a scegliere il prezzo, la fascia di costo del mixer video, del recorder, dell'intercom che dovevo comprare? Qual era quello giusto per me? Parliamo di cose molto più complesse rispetto che comprare una videocamera. Ho iniziato quindi ad adocchiare il data video che aveva 5 ingressi HD SDI, costava 5.000 euro. Il negoziante invece mi sconsigliava questa macchina perché invece di spenderne 5.000 ne spendevo 15.000, prendevo un Panasonic che aveva 1.000 funzioni in più e quindi sarebbe stato più adeguato alle mie esigenze. Peccato che invece non era così. Le mie esigenze erano quelle di fare delle regie video di 2-3 videocamere,
questo data video aveva 5 ingressi, il Panasonic aveva 8 ingressi, il Panasonic aveva molti più effetti di transizione, peccato che io nelle regie uso o i cut o i fade perché il resto sono un po' di cattivo gusto, il Panasonic aveva anche la funzione di chroma, peccato che io il chroma nelle regie live non lo utilizzo, il chroma di solito lo faccio in fase di montaggio, quindi questo mixer effettivamente valeva di più, effettivamente aveva 1000 funzioni di più, quindi sicuramente era una macchina migliore e costava 15.000 euro, ma in realtà aveva un 90% di funzioni che la mia clientela non richiedeva. Se io compro un mixer da 5.000 euro lo metto in fattura a circa 500, se invece compro un mixer da 15.000 euro dovrò mettere in fattura 1.500 euro, perché il mio cliente deve pagare un 90% di funzioni che non userò mai in quella regia? Ho speso in totale, quindi di regia, non considerando chiaramente le videocamere, 12.000 euro. Allora il ragionamento che ho fatto è stato questo: bene, 12.000 finanziato in 2 anni mi viene una rata di 340 euro al mese. Io metterò la regia non a 1.200, non a 600, la metto a 700. 700 in modo che se io faccio, nella peggiore delle ipotesi, una regia ogni 2 mesi, io riesco a pagare il finanziamento. Come finita? È finita che io in un anno mi sono ripagato la regia, perché io avevo fatto una visione pessimistica dell'ammortamento, quindi avevo pensato ad una regia al mese, in realtà ho fatto molte più di una regia al mese dal momento che l'ho acquistata e quindi nel giro di un anno l'attrezzatura si era completamente ripagata. Quindi questo è molto importante. Se io avessi comprato un'attrezzatura e avessi speso in totale 30.000 euro, io l'avrei dovuta mettere ad un prezzo minimo di noleggio di 1.500 euro. I miei clienti non avrebbero pagato 1.500 euro per una regia a 2-3 camere, perché il 90% delle funzioni in più che quel mixer video aveva al mio cliente non servivano assolutamente. E quindi probabilmente avrei lavorato molto meno, avrei fatto meno regie, ma avrei dovuto sostenere una rata molto più alta e quindi sicuramente non sarei riuscito nell'arco dei 2 anni a ripagare l'investimento di quella regia. Spero che questo tutorial sia stato utile e che vi abbia dato degli spunti per iniziare a riflettere su come valutare, su come fare gli acquisti, su come ripagare gli investimenti che avete fatto. Se vi è piaciuto, regalatemi un like. Se non siete ancora iscritti al canale, ricordate di iscrivervi e attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che farò un nuovo tutorial sul videomaking. Ciao ragazzi, alla prossima!